sperando che acconsenta. Hai ragione. Chiediamo al personale se non lo può fare. No, andiamo. Ci scusi, possiamo fare un'intervista al dottor Ganzi gentilmente? Se è d'accordo, per me non c'è nessun problema. Grazie mille. Ma mi sto focando, scusate. Dove state andando? Se non disturbiamo vorremmo fare alcune domande al dottor Gandiri, se possibile. Sì. Vediamo la signora. Prego. Salve, vogliamo parlare con il dottor Gandiri? Guardi, lui e la moglie adesso sono qui che stanno facendo shopping, penso che non ci siano problemi. Lei la signora, non va. Dite. Salve, sarebbe possibile fare qualche domanda a suo marito gentilmente? Fate pure. Mio marito è un bravo giudice, ma state attente che è tosto, eh? Grazie. Prego. Mi scusi, dottor Gandiri, se la disturbo. Prego. Volevo farle qualche domanda circa il suo lavoro. Quando ha scelto di intraprendere la carriera di magistratura, immaginava di incombere un impegno di tale portata? Cioè, a volte deve giudicare delle persone applicando delle leggi che, se vogliamo, sono alquanto discutibili. Lei ha perfettamente ragione, ma quando ho deciso di intraprendere questo mestiere, cioè di fare magistrato, sapevo benissimo dove andare incontro. E sapevo anche che non era semplice o facile far applicare le leggi, proprio quelle discutibili, poco discutibili. E quindi voi a queste leggi non potete opporvi, e né tantomeno alle persone che le emanano, anche se voi non siete d'accordo. Io da parte mia cerco sempre di agire con esperienza e coscienza, anche se a volte devo tenermi necessariamente queste leggi. Mi scusi, giudice, supponiamo che lei a queste leggi non dia la giusta interpretazione e le applichi in modo errato danneggiando il popolo. Lei è assicurato per il risarcimento delle vittime? Noi rappresentiamo lo Stato e ogni magistrato risponde delle sue azioni al Corpo Supremo del Tribunale. Questa è quella. Perfetto, dottor Gandiri, per il momento la ringraziamo davvero molto, è stato gentilissimo, ma se non le dispiace vorremmo venire a trovarla più spesso durante il suo lavoro. Sono io che ringrazio voi e devo ammettere che siete stati molto professionali. Grazie mille. Grazie mille.